Alessa. Sono infermiera nel blocco operatorio dell'ospedale Perrine di Brindisi. Nel blocco operatorio giungono varie tipologie di pazienti. In particolare giungono quelli che hanno bisogno di un intervento chirurgico in elezione, un intervento chirurgico programmato, o pazienti che hanno bisogno di un intervento chirurgico in situazioni di urgenza e emergenza. In sala operatoria c'è una distinzione tra le competenze dell'infermiere. Due sono le figure più rilevanti, l'infermiere strumentista e l'infermiere di sala. L'infermiere strumentista è colui che prepara e gestisce il campo operatorio in maniera sterile, garantendo la sterilità durante tutto l'intervento chirurgico. L'infermiere strumentista è però coadiuvato sempre dall'infermiere di sala, che accoglie il paziente in sala, lo assiste durante la fase anestesiologica, verifica i dati sulla cartella clinica e garantisce la sicurezza ambientale durante tutto l'intervento chirurgico, quindi tutta la fase intraoperatoria. Lavorare in sala operatoria significa condividere competenze e responsabilità, è un lavoro di equipo. È un'esperienza professionale molto soddisfacente, per questo invito tutti i nuovi giovani infermieri ad avvicinarsi a questo ambiente lavorativo, all'ambiente del blocco operatorio.